Ho preso un regalino per Perin per l'anniversario. È arrivato proprio adesso che abbiamo fatto play. Il karma. Amore, c'è un pacco per me? C'è un pacco per te? Sì. Incredibile. Ma lo devo aprire? No. Certo, tra l'altro anche in diretta. E ci deve essere un biglietto dentro. Buone nozze di cotone. Ti amo da qui. Va. Vedere anche te, nozze di cotone, perché 2 anni sono nozze di cotone e quindi una maglietta di cotone. Tra l'altro questo è un marchio sostenibile, colore verde, colore di un po' di speranza, che diciamo che in questo anno male non fa. Sei contenta, amore? Bellissima, adesso me la metto subito. No, va lavata e sterilizzata. Esatto. Prima. Bella, guarda. Carina, bella, no? Esatto. 3, 3, 3, 2, 1. È caduto l'ukulele. 3, 2, 1. Ciao a tutti, buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Cli, lui è Perin. Ah, sei Perin questa volta, non sei più Giovanni. Allora, tutti mi conoscono come Perin. Perin, quindi ci facciamo direttamente Perin. Siamo qui oggi per rispondere alle vostre domande nel nostro primo e forse anche unico ed ultimo, chi lo sa, ask di coppia. Da quando è comparso il buon Perin in questo canale, devo dire che vi è piaciuto molto conoscerlo e quindi abbiamo appunto pensato di fare questo video insieme per rispondere a un po' di curiosità sulla nostra coppia. Sì, perché noi siamo una coppia, non siamo fratello e sorella come spesso io mi diverto a dire, ma siamo una coppia. Quindi che cosa ho fatto? Ho messo un post su Instagram, una box nelle stories di Instagram, seguitemi lì che così siamo in contatto praticamente quotidianamente. Poi ho messo anche un post su Facebook e ho screenshotato e raccolto tutte le vostre domande. Adesso vediamo di non fare un video eterno, ma di rispondere magari a quelle più salienti. Esatto. Tenete conto che io le ho semplicemente screenshottate, quindi né io né Perin le abbiamo lette e preparate prima, perché volevo questo effetto un po' sorpresuccia. Ok, partiamo. Prima domanda. Allora, partiamo dal post che ho messo su Instagram, sotto le nostre foto, che tra l'altro quando io ti metto su Instagram, Perin, cioè boom di like in assoluto. E partiamo dalla domanda che ci fa Carlotta ASMR, che tra l'altro colgo l'occasione pubblicamente, insomma, di salutare. Noi ci siamo conosciute per giri della vita ed è bello online conoscere anche delle persone veramente belle. Io devo pubblicamente ringraziare Carlotta ASMR perché grazie ai suoi video io dormo, quindi vorrei un applauso. Grazie Carlotta anche di averci fatto questa domanda, ma sicuramente la conoscerete tutti. Carlotta ci dice intanto che belli, perché ovviamente... Come devi dirlo? Che belli. Ah, giusto, la leggi una... Ah, Perin, bravissimo. Allora dice che belli. Grazie di questo complimento. Poi ci chiede, io non lo so, quindi come vi siete conosciuti? Allora, io ho deciso questo, che siccome io non ho il dono della sintesi, faccio rispondere direttamente a Perin, che invece è praticamente, dice una parola e non spiega nulla. Come ci siamo conosciuti? Allora, ci siamo conosciuti... Beh, ci sono varie teorie su questa cosa qua, diciamo. Comunque, in un concerto. In un concerto, non è vero? Sì. Come no? La primissima volta dove ci vabbè, siamo... Vabbè, ma là non ci siamo conosciuti, ci no, siamo intravisti. Presentati. Intravisti in un corridoio di conservatorio. Esatto. A Padova. Un giorno che io avevo accompagnato un mio amico a fare un esame di percussioni, avevo, come dire, fatto un po' di supporto morale e in corridoio, davanti all'aula di percussioni dove si svolgeva l'esame, c'era anche il Perin e quindi sì, io... Ma ci siamo intravisti. Ci siamo proprio incrociati, forse scambiati una parola perché stavate tutti aspettando di fare l'esame. Un però... amore baudeleriano. No, ma niente, il nulla, anche perché io all'epoca... No, all'epoca ero single, sì. All'epoca ero io single. Io non ero single. Tu non eri single, è vero. Dopo in realtà ci siamo conosciuti esatto. Quando tu hai cambiato conservatorio, sei venuto nel mio conservatorio, abbiamo fatto dei concerti insieme, lì ci siamo conosciuti, ma io lì ero con un altro ragazzo e tu eri single. Solo come un cane appena esatto. Mollato. E dopo ci siamo forse ancora di più conosciuti, cioè nel senso abbiamo avuto almeno una conversazione. Non devo rispondere io. È vero. Infatti. Quando? Quando?
durante un concerto di commemorazione, sì. È una brutta cosa. Sì, no, storia. È una brutta storia, però in realtà noi ci siamo conosciuti seriamente, diciamo, almeno ci siamo conosciuti di più grazie a questo concerto in memoria di un nostro docente universitario, perché entrambi abbiamo fatto l'università anche. Pensa che acculturati che siamo. Un nostro docente purtroppo è mancato nel, cos'era, 2009. E quindi in inverno hanno fatto questo concerto commemorativo e erano stati creati vari gruppi di studenti in base un po' al genere musicale che suonavamo, e siccome Perin, nonostante sia diplomato in classica, ha sempre suonato jazz e compone anche eccetera, eravamo stati messi nello stesso gruppo e quindi poi da là ci siamo conosciuti, ma io lì ero ancora insieme a un altro ragazzo e quindi ci siamo conosciuti così. Quindi ci siamo conosciuti grazie alla musica, che romantico. Allora, andiamo con la seconda domanda. Stefania Miotto, che salutiamo, ci chiede: farete anche il video dove Perin taglia i capelli a clip? No, facciamo il video dove io glieli coloro di biondo. Che dovete sapere che a me i capelli così mi fanno vomitare. Ma non è vero, adesso sono praticamente un biondo rosato. Ma dove? No, sono rosa fucsia. Non è vero. Lasciateci nei commenti di che colore sono i capelli di Klee. Ma è rosa. Scriveteci nei commenti se vi piace di più Klee con i capelli rosa, ma te lo dico già, o rosa. I capelli biondi. Sicuramente scriveranno rosa. Prossima domanda ce la fa Emma_V.love su Instagram nel box che avevo lasciato e ci chiede: da quanti anni state assieme? Devo rispondere io? Sì. 10 questa è una, allora, questa è una domanda che non ha risposta, nel senso che abbiamo provato a fare il calcolo diverse volte. Anzi, proviamo a fare il calcolo con loro. Allora, noi ci siamo messi insieme nel 2009, fine agosto 2009. 2010. No, sì, è vero. Tanto per dire... Allora, rifacciamola. Noi ci siamo messi insieme a fine agosto 2010. Messi giusto? Insieme, facevamo una storia. No, messi insieme, oh, che storia d'Egitto. Ma 2010. Per me era una storia così estiva. Ma ora, proprio per niente. Per poi Perin è partito per Berlino, dove ha vissuto 4 anni. Comunque, dicevamo, fine agosto 2010. Poi ci siamo mollati, più o meno fine agosto 2012. Una e si, cioè, proprio un'altra... Proprio come se non dovessimo mai più vederci nella vita, quindi sono 2 anni, giusto? Tieni il conto, tu tieni il conto, 2 anni. Poi non siamo stati insieme, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, 8 mesi, perché a fine aprile ci siamo rivisti e siamo praticamente tornati insieme, quindi siamo tornati insieme maggio, giugno, luglio, agosto. Ad agosto Perin mi ha mollato per la seconda volta, quindi siamo arrivati a 2 anni e 4 mesi. 2 anni e 4 mesi. Tieni il conto. 2 anni e 4 mesi. È partito per l'Australia. Sì, quindi mi ha sempre mollato lui. Sì, ecco, le prime volte invece io ho sempre mollato io i miei ragazzi precedenti. Comunque, sì, sì, ecco. Sì. Quindi poi Perin è stato in Australia, è tornato a fine settembre, inizio ottobre, e da metà ottobre siamo tornati insieme. Quindi metà ottobre 2013 fino a ottobre, metà ottobre 2013, siamo a 2 anni e 4 mesi, ecco. Fino a agosto 2016, quando ho mollato io. Quindi abbiamo ottobre 2013, ottobre 2014, ottobre 2015, che sono 2 anni, quindi siamo arrivati a 4 anni e 4 mesi, da ottobre 2015 fino ad agosto fa... ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, 10 mesi. Quindi siamo a 4 anni 4 mesi più 10 mesi fa 5 anni e 2 mesi. 5 anni e 2 mesi. Dopodiché io sono tornata dall'India. Pensavo di non... ciao, ho detto basta, insomma, dopo 3 volte che ti molli, sì, basta, sì. E invece no. Bah, scema. A fine, cos'è stato, ottobre, credo, ci siamo rimessi insieme, perché insegnavamo nella stessa scuola al liceo musicale, e quindi ci siamo, insomma, rivisti, ricominciati a frequentare, e in realtà dopo non ci siamo più lasciati. Quindi da ottobre siamo arrivati a 5 anni e 2 mesi. Sì. Quindi poi ottobre 2016. 17, 18. 18, no, 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 2016. 2017 è un altro anno, quindi 6 anni e 2 mesi, e poi devi tenere conto che nel 2018 eravamo già sposati. Vabbè, sì, ma si conta tutto dopo. Vabbè, insomma, avete capito, adesso non mi sono persa il conto, 5 anni, 6 anni qualcosa, ma con vari tira e molla, dal 2010 ma con 3 rotture definitive, e poi eccoci qua, bravi scemi, complimenti. Grazie. Bravissimo. Bene, quindi hai capito. Se ci sei stata dietro ti faccio i miei complimenti, perché veramente io mi perdo ogni volta.
passiamo ad un'altra domanda. Ce la fa Daniela Daniela Acanu, scusate perché spero di pronunciare bene i vostri nomi di Instagram, ci chiede com'è stato il vostro primo appuntamento. Non c'è mai stato un appuntamento. Non c'è mai stato, no, perché non, cioè, noi ci conoscevamo già. Noi non crediamo già negli appuntamenti, andiamo non subito nella parte. Non diciamo, è vero, non è vero. Un po' più Ma cosa dici? Semplicemente per come sono andati i fatti non abbiamo praticamente mai avuto un primo appuntamento, ecco, questa è la verità. Passiamo ad un'altra domanda, ce la fa sempre su Instagram Silvia Principessa, ci chiede quanti anni avete di differenza. Allora, noi vi diciamo quanti anni abbiamo di differenza, ma non vi diciamo di chi rispetto a chi. Ma si capisce. Ma che si capisce, che dicono sempre tutto il contrario. Allora, noi abbiamo 3 anni di differenza. Scriveteci qua sotto nei commenti se è più vecchio il buon Perin o se sono più vecchia io. Altra domanda da Instagram, velocissimi perché questo video durerà un'eternità. Rimiam, trattino basso, mia, ci chiede come avete preso la decisione di sposarvi? Beh, era nell'aria. Allora, Perin me l'aveva già chiesto, diciamo dopo la seconda volta che mi aveva mollato, che ci eravamo messi insieme, me l'aveva chiesto, io avevo detto di sì, poi io ho fatto The Voice e dopo però nel 2016 l'ho mollato io, quindi diciamo la proposta, ma non con l'anello di fidanzamento. Ecco, noi non abbiamo mai, cioè questa è una cosa che a noi non è mai importata, l'anello di fidanzamento, tutte queste cose, nulla in contrario con chi lo fa. Scusate perché ci si era bloccata la card, la memoria. Dicevamo, senza anelli di fidanzamento, date o cose, diciamo che noi forse potremmo dire così, noi abbiamo sempre vissuto la nostra relazione in maniera molto seria, molto forte e molto però libera, cioè molto spontanea, molto senza congetture, senza schemi. Quindi noi abbiamo sempre parlato di quando ci sposiamo, quando ci sposeremo, quando avremo magari una famiglia, di tutte queste cose qua. E non c'è stata la, come dire, vuoi sposarmi? Come abbiamo deciso di sposarci? Eravamo a Sharm el Sheikh. Una vacanza da dimenticare. No, orribile ragazzi, è stata una vacanza veramente brutta. Comunque era tipo l'inizio dell'anno 2018. Eravamo lì e niente, parlando abbiamo detto sarebbe bello se ci sposassimo. Ed è venuto tutto in maniera naturale. Molto naturale, esatto. E da lì abbiamo cercato una data che per noi fosse significativa. In realtà abbiamo praticamente organizzato un matrimonio in 3-4 mesi. Perché dopo la parte fattiva è iniziata a fine febbraio, quindi... Sì, vabbè, ma comunque insomma cosa molto semplice. Molto semplice. Ok, sei pronto per una domanda veramente molto, vai, molto originale? Ma perché guardi sempre loro, non guardi mai me? Boh, perché mi hai detto di guardare in camera. Jean Jules ci chiede una pianta che vi rappresenti come coppia e una pianta come singoli nella coppia. Allora, a parte che questa domanda vince il premio originalità, veramente. Io ce l'ho, però voglio sentire te. Come coppia? Come direi il cactus. Ah, no. Ve lo garantisco, sottoscrivo, non ci siamo, cioè... No, anche perché non ci parliamo da anni. Non c'è più niente da dire, sì, esatto. È la coppia ormai. Dimmi, dai, come coppia. Sì, gli occhietti, quelli che si chiamano occhietti di Maria, non so come si chiamino. Gli occhietti della Madonna. Botanico. Sono quelli che vengono fuori in primavera sui prati, piccolini, azzurri. Sì, che quelli che vengono fuori. Sono i miei fiori preferiti, li hai scelti per quello. Sì, beh, mi piacciono anche a me, potrebbe essere un fiore. Mentre della il coppia. Tuo fiore? Anche a me piacciono quelli, non è che... E il mio fiore? Come coppia dico quel fiore Ma lei ci ha chiesto anche singolarmente. Ah, come singoli? Non saprei. Ti dico la mia? Sì, vai. Allora, secondo me come coppia noi ci stiamo proprio a ciodo con il bucaneve o il girasole. Nel senso che ce ne sono capitate talmente tante e talmente pese e talmente... Cioè, che in qualche modo il nostro... Il nostro amore in qualche modo ha sempre vinto tutto. E quindi il girasole. Il girasole perché il girasole cerca il sole, quindi tende alla cosa bella. Il bucaneve forse è quello che ci rappresenta ancora di più, perché anche se la situazione si fa veramente dura, il nostro amore ha sempre trovato una strada, no? Anche anche lottando con le condizioni più avverse. Quanto te la sei studiata? No, te lo giuro. Mi è venuto adesso, avevo pensato anch'io agli occhietti della
della Madonna. Ah. Poi io personalmente il mio fiore è gli occhietti della Madonna, nel senso che sono piccolini, fighi, mi piacciono, azzurrini, bianchi, e sono proprio, cioè io quando li vedo sono felice, sto bene. Allora lui è un cactus, quello con gli aghi più duri che rompono, però poi esce quel fiore che ti lascia wow. Fiore del cactus. È famosissimo. Oh, sono belli. Vi metto qua il fiore del cactus. Sei un fiore di cactus. Esatto. E anche una testa di cactus. Oh, questa domanda 10 come sì. Originalità. Passiamo a una domanda di zia Flo Bots che ci chiede... Che non è nostra zia. No, che non è nostra zia. Che ci chiede il vostro primo concerto. È quello che abbiamo detto prima? Ah no, forse... Diciamo, allora, nostro... Nostro nel senso di... Perché io e Perina abbiamo anche insieme. Lavorato insieme, cioè proprio come... Come entità artistiche. Allora, il nostro primo concerto insieme penso che sia quello del Conservatorio di Adria nel 2009, con tutta un progetto molto figo sulla musica brasiliana. Come coppia è stato quel concerto al Teatro Verdi a Padova, che ci eravamo più o meno appena messi insieme. Davvero? Che era, sì, Natale 2010. Quello è stato probabilmente... Però avevamo suonato prima? No, cioè diciamo un concerto vero e proprio, no, quello è stato il primo concerto, avevamo fatto... Ah, vero, Teatro Verdi, sì, Teatro 2010. Verdi 2010, molto bello. Le cose in duo, bello, sì, bei ricordi. Sì, molto bello, bei ricordi, ci si amava ancora lì. Sì, eri anche carina, ero insomma. Ero carina, bionda. Dopo, vabbè, ti sei un po' sfatta. Dopo decadenza, è l'età. Ah, scusa, rispondiamo anche a questa domanda di zia Rossa, anche se cioè, sì. Ce ne fate più di una. Sì. C'è scritto, Perin, quanta paura hai avuto quando la Cli... ti ha tagliato i capelli? Ma in realtà mi ci dava abbastanza. Ti davi abbastanza. Sì. Cli, quando ti sei divertita a tagliare i capelli a Perin, ti dico la verità, ero un po' titubante all'inizio, però poi man mano ho visto che in realtà il capello riccio non era poi così difficile, quindi mi sono divertita parecchio. Zia Floss, ultima domanda, ci ha chiesto tra le altre cose chi ha fatto il primo passo. Io ovviamente. E tra l'altro ho a onor di cronaca, la dobbiamo dire questa cosa, la prima volta che Perin mi ha chiesto, no? Cioè poi chiesto, non vi dico neanche in che modo proprio, cioè Perin non ha, vabbè, dopo ci saranno varie domande a riguardo, comunque io avevo detto di no, quindi sì, vabbè. Allora, arriviamo a Ilaria Siegel, non lo so, Siegel. Su che argomento litigate di più? Rispondi tu, Perin. Sul fatto che io sono sbadato e disordinato. Manca un'altra parola che inizia con la I. In? In? A? Ah, inaffidabile. Sì, ma rientra tutto nello sbadato. No, diciamo. Sbadato e inaffidabile è molto diverso. Esatto. Sì, questa è la cosa su cui litighiamo di più, decisamente. Cioè, io litigo con... Cioè, litighiamo perché... Io non litigo mai. No, lui provoca in me il litigio perché quando... Cioè, quando è troppo, cioè quando... Dici, vabbè, ci proviamo. Sull'inaffidabilità, la sbadataggine, le dimenticanze, cioè io devo poter raccontare sull'altra persona e non posso fargli da badante, cioè se no... Da balia. Cioè, o da balia, esatto, altra parola inflazionata, altrimenti non va bene, cioè non è sano per nessuno. Ecco. Poi, Anna PD84 ci chiede, vi confrontate sulla scelta delle montature degli occhiali? No. No, Perin mi aveva detto, guarda, a me piacerebbe sposarti tanto con i capelli biondi, io poi non riuscivo più a vedermi con i capelli biondi, quindi mi sono sposata con i capelli rosa, metterò una foto qui. A Perin facevano schifo questi occhiali, io li ho comprati lo stesso, lui ha sempre avuto occhiali molto belli colorati, a me piace il suo stile, quindi in realtà questi occhiali che lui ha addosso adesso sono miei, quindi... Sì, ci ha cambiato le lenti, me li avevano regalati, tra l'altro un macchio molto figo, andatelo a vedere, Mia Eyewear, non so se esiste ancora, ma fa degli occhiali molto carini, e me li avevano regalati quando facevo The Voice, perché avevo fatto varie pubblicità di occhiali, quindi tutto questo per dire che no, non ci confrontiamo minimamente. Anzi, a me questi occhiali suoi mai piaciuti. E invece. Ok, poi Laura trattino basso Licata trattino basso 984. Ciao, mi piacerebbe sapere se c'è una cosa che proprio non sopportate l'uno dell'altra. Solo una, Laura? No, allora solo una no, io ne ho varie. Però sentiamo prima Perin. Il fatto che se mi parla io non posso fare altro. Cioè se lei parla io devo fermarmi, guardarla negli occhi, cioè non si può fare altro. Sì, beh, dipende di cosa ti sto parlando. No, in generale. Allora, scrivetemi qua sotto, voi vi sentite più ascoltati quando la persona con cui vi relazionate vi guarda, vi ascolta, c'è
o quando una persona fa altro. E soprattutto, sì, ma... se questa persona, vabbè, anche quando vi ascolta, vi guarda, si dimentica metà di quello che dite o fa finta di ascoltare e non ascolta, avrei diversi episodi da raccontare. Uomini. No, no, uomini, io conosco un sacco di uomini che non sono così. Ditemi se vi sentireste ascoltati. Io no, sinceramente. Appunto. Allora, le cose che non sopporto è l'inaffidabilità e la superficialità che ha in determinate cose. In altre no, però l'inaffidabilità, le dimenticanze, a me dispiace per lui perché dimostra che lui non riesce a viversi bene il suo momento presente, ok? E questa cosa porta a un'insoddisfazione su tanti fronti. Ma io sono d'accordo su questo, cioè che noi donne siamo più spacca bippole su alcune cose, voi uomini siete più ciccia, però tu hai questo difetto, penso, sì, che i fatti recentemente accaduti lo dimostrino. Cioè, sei molto sbadato. Sbadato. E secondo me, se tu non ti vivi bene il momento che stai in quel momento là vivendo, perché sei già proiettato su altro o non concentrato, questo porta a delle cose svantaggiose. Sì, 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 sì. No, è vero o no? Non sto ascoltando. Siamo quasi arrivati alla fine, passiamo a un'altra domanda molto carina. Ce la fa Giorgina trattino basso Brunello e ci chiede una canzone che vi unisce. Beh, dipende che genere. Beh, a me ne viene in mente una in particolare, diciamo. Una canzone, uno standard jazz. No, allora due me ne vengono in mente. Allora, genere mio jazz, un brano che si chiama My Ideal, che è un brano che Perin mi ha dedicato tante volte, insomma, che è molto occasione. Bella. Cantacene un pezzettino. Will I ever find the girl in my life, the one who is my ideal? L'altra invece è il titolo, com'è in realtà, forse Quanto ti ho amato di Benigni. Quanto ti ho amato e quanto ti amo non lo sai. E generalmente no, se l'ascoltiamo ci mettiamo a piangere come due... Sì, come due fontane. Esatto. Aspetta che controllo di aver fatto tutte le domande che mi ero screenshottata. Sì, ma volevo dire nell'amor le parole non contano, conta la musica. Bravo, che romantico. Se no. Bene, 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 siamo arrivati alla fine di questo video. In realtà io qui negli screenshot, Perino, ho varie altre domande a tema matrimonio. Matrimonio. Siccome questo video sarà già eterno, lunghissimo, allora casomai, se vi interessa, se vi va, potremmo fare un video specifico proprio sul matrimonio, sul nostro matrimonio, sul matrimonio in generale. Sul vostro anche, matrimonio. Esatto, anche perché diverse persone di voi, ieri era il nostro anniversario di matrimonio, mi hanno scritto dopo un post che ho messo su Instagram alcune cose, alcune domande, eccetera. Quindi secondo me potrebbe essere un'ideuzza per magari o uno story time o un video ask, fateci sapere nei commenti. Story time vuol dire è un video su YouTube dove tu racconti una particolare storia della tua vita. Capisco. Quindi noi vi salutiamo, vi mandiamo un bacio, grazie delle vostre domande, grazie dell'affetto con il quale ci seguite, noi ci vediamo al prossimo video. Basta, bacio, ciao, bacio. Mamma mia. Che romantici.